Oggi veniamo invasi da molte informazioni e tante si rivelano purtroppo delle fake news. Ma come scovare una fake news? Intanto faccio delle premesse e comincio con il precisare che ogni giornalista dovrebbe fare un lavoro di verifica molto attento e capillare, ma il tempo è poco e le notizie si rincorrono. La verifica delle fonti richiede tempi lunghi che il mondo dell'informazione H24 non ha. In secondo luogo, sono tante le persone che senza avere le competenze redigono dei contenuti. C'è infine un altro fattore da tenere presente quando si parla di fake news che diventano virali ed è la mancanza di esercizio collettivo al senso critico. A scuola, difatti, non ci hanno insegnato a pensare in autonomia per tutta una serie di motivi storici e culturali, ma anche perché viviamo in un'epoca dal ritmo sostenuto, dove contano più le azioni che l'intero processo che porta all'apprendimento e che è diverso da persona a persona. Poi ci sono fattori biologici. Il nostro cervello è programmato per consumare meno energia possibile. Di conseguenza, questo organo così sofisticato cerca la strada più semplice per trovare una risposta. Spesso il cervello trae conclusioni usando sia esperienze passate e sia le convinzioni che ci siamo costruite nel corso degli anni su determinati argomenti, ma anche sulla nostra idea di vita. Pertanto, quando ci poniamo una domanda, già nel quesito può capitare di frequente che ci sia la risposta e su quest'ultima costruiamo le nostre tesi per avvalorare le credenze individuali e collettive. Il cervello va dunque messo nelle condizioni di esaminare, vagliare tutte le ipotesi e quindi anche le notizie che ci arrivano e quindi anche quelle ipotesi che poi ci piacciono meno, partendo da domande semplici, senza inquinare l'analisi con risposte già date in anticipo. Faccio un esempio. Se volessi fare un'indagine sul ponte Tal dei Tali, che è crollato, dovrei mettere da parte tutte le convinzioni, compresa quella secondo cui chi ha costruito la struttura ha commesso degli errori per interessi personali. Bisogna partire da zero, ponendosi una domanda intelligente e priva di pregiudizi. Come fare? Partendo dal detto socratico, so di nulla sapere. Mettendo in dubbio le nostre convinzioni ed opinioni precostituite, spesso basate sul niente, daremo spazio alla meraviglia e aggiungeremo così valore nella nostra vita. Ma come si scova una fake news? Partiamo dai video e dalle notizie che ricevi in chat o leggi su Facebook o su un altro social. La cosa che devi fare, come suggerisce Maura Gangitano in un video, è di non condividere subito. Lascia stare quel filmato o quel testo scritto per un po' dov'è. Poi, se ti va, se ti viene in mente, se hai voglia, riprendilo. E accertati della sua autenticità formale. Questo perché noi agiamo soprattutto di pancia, quindi vediamo un contenuto e cerchiamo di avvalorare delle ipotesi che ci siamo fatti su un determinato argomento. Quindi accertati e anche in base appunto alle emozioni che proviamo in quel momento. Poi riprendi quel filmato, quel testo. E come dicevo, accertati della sua autenticità formale. Cosa significa? Di solito in un video, in un testo scritto si citano o dei giornali o soprattutto delle autorità, magari uno scienziato, un medico, un'associazione di volontariato. Cioè, accertati che quell'autorità o appunto quella testata giornalistica abbia effettivamente detto tali cose. Per esempio, poi, se in un video vengono montati pezzi di intervista, cerca la fonte originale per contestualizzare il discorso ed evitare così di cadere in facili strumentalizzazioni. Cioè, cerca la fonte originale, perché a volte si prende il discorso. Cioè, si prende una frase dal discorso, senza contestualizzarla e proprio per strumentalizzare quella frase. Una volta che hai stabilito l'autenticità di un testo, procedi stabilendone anche l'importanza. Come si fa? Cerca di capire chi ha dato quella notizia, cioè chi è la fonte.
se autorevole, ma soprattutto cerca di capire se quella fonte è indipendente oppure è la voce di un partito, per esempio. Insomma, usa il pensiero critico e fidati di chi ha davvero le competenze per poter dare informazioni. Vedete, la credibilità di una persona, quindi di una fonte, si costruisce nel tempo. Se sei attento, capirai subito chi è credibile e chi meno. È tutta una questione di esercizio. Scovare le fake news non è poi così difficile se usi la testa e non solo gli istinti. Non lasciarti manipolare da chi lo fa solo per fini politici o per altre finalità, magari anche per scopi commerciali.